In tutte le farmacie italiane i cittadini possono vaccinarsi contro l'influenza, ma in Puglia non si può a causa dell'esclusione della rete delle farmacie convenzionate dalla campagna di vaccinazione anti-influenzale 2022-2023 per gli over 60. Questo è uno dei motivi per cui Federfarma Puglia ha annunciato oggi nella sua sede di Bari lo stato di agitazione permanente. A spiegare i motivi del malcontento il presidente Federfarma Puglia, Francesco Fullone. La questione è che la Puglia risulta essere ad oggi, insieme alla provincia autonoma di Trento, l'unica regione italiana nella quale non è prevista la partecipazione delle farmacie alla campagna di vaccinazione anti-influenzale 2022-2023 per i soggetti eleggibili, cioè per i soggetti che hanno più di 60 anni e che sono a carico della regione. E conseguentemente lamentiamo che questa esclusione privi il cittadino pugliese di un utile presidio vicino casa, magari dove la vaccinazione possa essere eseguita da un professionista che lo conosce, quindi in condizioni di comfort assoluto e di raggiungibilità facile, data anche la capillarità delle farmacie e il fatto che siamo aperti in maniera costante. Le iniziative sono essenzialmente quelle di rivolgersi adesso alla Regione, in questo momento alla Regione, perché appunto ci dia quell'ascolto e consenta quel dialogo che per la parte politica, perché devo dire col Dipartimento il dialogo in questi due anni e anche adesso è stato abbastanza costante, ci ha negati. Nel momento in cui non dovesse essere accolto questo nostro appello, saranno poi gli organi statutari di Federfarma Puglia a decidere in una riunione che probabilmente sarà nei primissimi giorni dell'anno le forme attraverso le quali manifesteremo, diciamo, il nostro scontento.